perché servono a far funzionare il telescopio. E mentre qua abbiamo la cupola e al piano terra ci sono tutti gli equipaggiamenti per alimentare. Questa è un'altra pista lato nord, sostanzialmente la stessa cosa. E diciamo, abbiamo fatto una sorta di tour virtuale per dove ci si può sposta dalla sala controllo in questa zona, fino a sostanzialmente la parte dei dati, muovendoci poi al piano terra dove c'è la macchina di trattamento aria, fino al piano del telescopio, dove appunto è installato il telescopio stesso. Poi qua ci sono appunto gli equipaggiamenti elettrici e il sistema di affidamento. Scusi, esiste un presidio umano a controllo di tutto ciò? Sì, c'è la sala di controllo. Sì, ma dico un presidio umano, cioè qualcuno ci sarà lì costantemente tutto l'anno? I primi tempi sì, poi dopo l'osservatorio funziona per essere totalmente automatico. Però nel primo anno, nel momento di questo ci sarà permanentemente un presidio perché le persone devono... La domanda è la parola, Giulia, facciamo una domanda. Sì, buongiorno, sono Giulia Bonelli, sono ingegnere actively looking for synergies with existing installations that will allow to integrate
scope with the environment and with the local community. Le Serlasi hanno lavorato fin dal primo giorno insieme alle autorità locali e alla comunità locale per ottimizzare il progetto e cercando al massimo sinergie con le installazioni già esistenti e per permettere l'integrazione del telescopio con l'ambiente e con la comunità locale. The last but not least, ESA as a European public organization is fully committed to follow all the processes that, which are mandated by applicable laws and regulations. L'ESA come organizzazione pubblica europea è totalmente impegnata nel seguire i processi, i regolamenti applicabili, le leggi applicabili. Thank you very much. Buongiorno a tutti, mi aspetta il compito di dare una piccolissima conclusione domani tra l'azione. La faccio da italiano, la faccio da imprenditore, che da oltre 30 anni si è inventato la mia vita. Il complesso, difficile, dove la fatica dei nostri lavoratori è assai complessa, perché bisogna dedicare del tempo importante. Credo che il dottor Tondi abbia dimostrato le fatiche che sono state dedicate a questo progetto, oltre un anno di lavoro per far sì che questo osservatorio sia in totale combinazione con l'ambiente. Ma lo ha fatto non per nasconderlo, perché sappiamo benissimo che non possiamo nasconderlo. Non era il compito di nascondere, era di renderlo in equilibrio con l'ambiente che lo contiene. Abbiamo fatto osservatori in tutto il mondo, abbiamo trovato problemi ambientali enormi. Voi sapete che l'Italia non è un sito astronomico per eccellenza, però in Sicilia abbiamo utilizzato le pendici di Serra la Nave, abbiamo realizzato il telescopio Astri, potete andarlo a vedere, è all'interno di una pineta ed è in totale equilibrio, abbiamo calcolato quanti alberi erano necessari tagliare e non ne abbiamo tagliato nessuno, abbiamo solo ruotato le fronde per poter osservare, ovviamente altrimenti gli alberi erano arrivati nel telescopio. Ma lo abbiamo fatto in ambienti molto complessi, siamo andati in Cile dove ci sono storie, culture, religioni, tradizioni, i Mapuche avevano fatto le loro tombe in mezzo al deserto, non c'era nulla, però nel momento in cui scavando in mezzo alle pietraie abbiamo trovato queste, le abbiamo ricostruite pari pari, in equilibrio con le persone, con le comunità, abbiamo parlato con le comunità, ci siamo accordati con le sovrintendenze, con il governo, con tutte, al fine che nulla fosse toccato. E anche le attività, non abbiamo fatto presentazioni del processo di erezione, abbiamo studiato ogni minima attività durante le fasi di costruzione di questo osservatorio, perché anche lì dobbiamo limitare il rumore, dobbiamo limitare la polvere, dobbiamo limitare qualsiasi effetto. Siamo alle Canarie dove in cima al Teide stiamo costruendo 9 osservatori. Ci sono delle piante in equilibrio con la natura difficilissimo. Abbiamo censito tutte le piante, ci siamo accordati con il Ministero dell'Ambiente locale, spostando le piante che servivano in attesa di essere ricollocate alla fine dell'attività sviluppata. Quindi un totale concetto di equilibrio, non solo ambientale, ma con tutto il contesto che ci circonda. E questo l'abbiamo fatto per garantire un'altra cosa, che gli osservatori ci servono, come è stato detto prima, ci servono intanto per salvaguardare la nostra terra, quindi è un messaggio, è un compito difficile, ma è anche un compito nel quale l'osservatorio a sua volta chiede all'ambiente. Voi dovete sapere che un osservatorio impone un rigore all'ambiente, perché un osservatorio funziona soltanto se il cielo resta trasparente, quindi impone a tutto il territorio. In Cile, quando abbiamo cominciato e abbiamo installato il più grande telescopio del mondo, che è il DLT, onore italiano perché le nostre aziende hanno lavorato, in tutta la valle, in tutto il territorio, abbiamo cambiato tutto il sistema di illuminazione. È un'illuminazione coerente con l'ambiente. Io vengo da Venezia, c'è stata una grande conferenza da questo punto di vista sul cambiare completamente la luminosità della nostra terra, perché
disturba la relazione con Cielo. Ma chiediamo anche che non ci sia polvere, chiediamo anche che non ci sia umidità. Un telescopio ha bisogno di non stratificazione di temperature, quindi noi siamo in costante equilibrio con la temperatura, ma non chiediamo anche tutto quello che succede. Quindi il contesto è a rovescio. Un osservatorio di questo tipo impone delle regole al territorio e sono tutte più in là di quanto la norma impone dal punto di vista ambientale. Quindi facciamoci tesoro di questo. E poi c'è l'ultimo aspetto. Quando noi installiamo un territorio in un sito, creiamo tutto un nuovo equilibrio con il sito. È un equilibrio con il sistema scolastico, col sistema educativo. Mettiamo insieme nuovi processi. Il Cile, quando io ho cominciato 35 anni fa, c'era ancora Pinochet, la gente lavorava nelle miniere, la prima cosa che hanno fatto sono usciti dalle miniere e sono venuti a lavorare per noi, e adesso sono diventati ingegneri e le loro università fanno grande astronomia. È cambiato completamente il sistema di un paese, semplicemente perché il Cile ha la grandissima fortuna di avere dei siti astronomici incredibili. Perché dobbiamo noi perdere questa occasione? Difendiamo questa operazione, perché per la Sicilia, per la nostra Italia, avere luoghi di ritrovo, avere simboli per la nazione, sono fondamentali. A Padova dovevamo mettere il centro del più grande radiotelescopio del mondo, che è la SCAP. Una cosa impattante con il territorio mai in equilibrio. Riempiremo il sud dell'Africa e una parte dell'Australia di milioni di piccolissime antenne, di 3.000 grandi antenne con delle parabole. Abbiamo fatto un accordo con i locali, ma che cosa succederà? Che cambieremo completamente la possibilità di vita di tutti quei popoli, perché cominciano ad esserci processi di manutenzione, ci sono scienziati che verranno e tutto quel territorio crescerà. Non possiamo perdere. Avevamo chiesto di avere il headquarter, il quartiere generale di questa organizzazione a Padova. Abbiamo battagliato con tutto, ho vinto gli inglesi. Che cosa vuol dire? Vuol dire un'economia che si è spostata dall'altra parte. Quando venne deciso il SER di farlo a Ginevra, voi sapete che ci sono 20.000 persone che girano tutti i giorni, capite che cosa vuol dire dal punto di vista dell'indotto culturale e per l'ambiente, per l'economia di un territorio? Non perdiamo questa occasione. Sono tutti alle porte. Facciamo grande questo progetto per noi, per il Sud d'Italia e per la vostra, che è la nostra Sicilia. Ci sono delle cose che riteniamo positive, che meglio sono state andate, no?
Una delle cose che riteniamo positive è il territorio. Un territorio ben conservato, un territorio ancora accettabile dal punto di vista dell'equilibrio naturale, eccetera, eccetera. Quindi, vedere un progetto che arriva, cioè ovviamente con tutti i cali, che immagino perfetti, che va a cambiare, a modificare un territorio, una montagna che io amo, che io ho sempre vissuto, perché da sempre sono andata lì a camminare, a vedere, tutto questo lascia un pochino di difficoltà ad accettare, un po' di difficoltà nel senso che ormai spesso, non dico che sia questo il caso, ma spesso abbiamo visto dei progetti che sono arrivati, che hanno funzionato, sistemati da qualche parte, e poi diciamo che tutto quello che sarebbe dovuto essere poi magari non è stato. Potrei fare un esempio, siccome c'è poco tempo non va oltre, però dove anche io c'è un palo enorme che è stato messo lì 10 anni fa, non si potevano mettere perché era essenziale per i collegamenti wifi, sono 10 anni che lì ci vogliono mettere una bandiera o qualche cosa perché nessuno ha sistemato niente, però il progetto era perfetto, ecco questo. L'altra cosa che voglio dire è l'osservatorio di Snello, che io ho frequentato essendo un ex insegnante, portando dei bambini, eccetera. Fino all'anno scorso, 2 anni fa, avevo un rapporto di figlio perché pensava che dovesse essere chiuso. Quindi quello che io dico, va bene il territorio, tutto quello che è stato detto ha solo la connotazione perfetta, quindi non è che si può dire che anche l'ultima persona che ha parlato, ovviamente, il territorio, eccetera. Però l'attenzione deve essere eventualmente, ma veramente tutto quello che ci arriva dall'alto. Io avrei preferito fare il contrario, una consultazione prima della popolazione, prima si propone un'idea, si vede che cosa ne pensa la gente, ma anche solo per coinvolgerla maggiormente, e poi si va avanti in maniera positiva. La decisione, io penso che in questo caso, almeno io, essendo qui e poi essendo attenta, non ho vissuto. Mario Accarelli. La manutenzione di questi edifici, dove si va, si recupera.
perché c'è, non si prevede, non sono previsti e non si conoscono il movimento terra che avverrà, perché parliamo di un movimento terra notevole. Si parla nella Bibbia, viene in evidenza che tutta l'area della dolina, dove c'è un'attenzione, in questi anni c'è stata un'attenzione particolarissima, depressione classica, sarà area di cantiere. Quindi bisogna chiarire questi aspetti. Ci sono tante cose nella procedura che tra gli elaborati concettuali che vanno in tempo. E questa è una delle fasi per quanto riguarda gli aspetti di forma. Mi auguro che possano essere chiariti quanto prima. Però dico, faremo presente come per iscritto, perché se non c'è nemmeno la fase quando partiranno i 30 giorni per fare le osservazioni, non è segnato, è stato pubblicato dal preparato l'elaborato della vita, peraltro adeguato, perché alla regione era stato presentato, al preparato era stata presentata una valutazione di incidenza datata a dicembre, poi è stata adeguata a fine aprile, anzi a fine marzo e poi a fine aprile. Quindi ci sono aspetti procedurali che vanno chiariti. Andiamo, visto che non è la sola opportuna per fare un determinato rilievo, perché occorrerebbe tempo e poi lo faremo in esito. La parte di sostanza è il luogo scelto, è una zona area di esempio integrato. La vita può ricamare quello che vuole, ma ci sono tanti punti della vita, della valutazione di incidenza opinabili. Ci sono delle cose incredibili scritte, con tutto il rispetto per coloro i quali l'hanno redatta, e lo faremo presente. Il luogo non è adatto, si ha il coraggio, abbiamo detto anche per noi, lo dico qua pure, di che si prenda l'iniziativa da parte del parco, dall'assessorato o da chi lo ritiene opportuno, dai sindaci, che la parte sanitaria di Monte Mufara diventi zona C e non che sia integrale, in tutto senso. C'è un carico, la Giunta non tiene conto del carico che attualmente c'è, antropico, che attualmente c'è su Monte Mufara, perché c'è la sociologia, c'è l'osservatorio già esistente, ci sarà quest'opera grandissima, bellissima, ma grandissima per l'unico sito integro che è rimasto di Monte Mufara. Non viene nemmeno toccata la prossima parte già autorizzata da parte toccata, quindi voglio dire, è una situazione che va valutata nel dettaglio. Dico, come dicevo, il progetto è splendido e ha delle finalità veramente, veramente nobili, però il sito non è idoneo al nostro avviso. Per la dottatura, dico, faccio solo l'esempio della dolina. Questo lo faremo presente, perché una dolina dove si possono dare sempre prescrizioni di ricordo di inaugurazione intitolata Massima Cascina, prescrizioni di stare attenti a tutto, e ora viene derrotata il cantiere con tempo di riporto temporaneo, deposito temporaneo per la dolina. Dico, è un po' che la seggiovia, tutto è chiuso, la seggiovia da dedicare, prendo Covallo, perché non ho collocato per questo, a salire i materiali a Monte Mufara. Dico, queste diciamo, sono le situazioni principali che poi faremo presente. Per questo non c'è, come dicevo all'inizio, nessun pregiudizio sull'opera che è veramente nobile e splendido come progetto. Grazie. Grazie. Sempre al fine. Si prepara il provino e procedo. Buongiorno, Giuseppe Alfieri, dell'Ambiente Sicilia. Mi ricollego a quanto diceva Mario Maccarella del consolo di Alcai per sottolineare in primo luogo che non c'è nessuna naturalmente valutazione di tipo ostativo rispetto alle finalità che avete dimostrato nel progetto, perché capiamo benissimo che le finalità sono fondamentali, sono nobili, sono importanti, noi contestiamo anche perché non abbiamo le capacità momento scientifico di poter andare a contestare, non avremmo nemmeno il motivo, osservando il cielo è una cosa bellissima, lo facciamo tutti, lo facciamo da quando siamo bambini. Il punto vero è che riguarda un dato procedurale e un dato di merito, che sul piano procedurale ci sono delle lacune, come diceva Mario, enormi. C'è una pubblicazione soltanto di uno studio di incidenza sul sito del parco, quando la normativa, che è combinato disposto tra la normativa regionale
e la normativa nazionale delle linee guida sulla vinca impongono la pubblicazione della documentazione progettuale, inclusa la valutazione di incidenza, incluso lo studio di incidenza. Su questo piano la valutazione di incidenza ha delle lacune enormi per quanto riguarda gli aspetti di cantiere, ha delle lacune enormi per quanto riguarda gli aspetti anche della quella che poi oggi carinamente come avete voluto portare come attenzione alla popolazione, cioè gli aspetti della mitigazione, ma insomma questo è un progetto che prevede il campo di calcetto ha una dimensione medievale di 824. Quindi questo è un progetto che prevede un'area in cui verrà installato questo osservatorio più ampia di quello del campo di calcetto, sulla cima del Monte Bufala, che è l'ultimo punto di riserva di parco integrato, zona con endemismi fondamentali, con un'attenzione che dovrebbe essere garantita per le finalità statutarie del parco e per le finalità statutarie della legge. Un'area grande con un campo di calcetto, con un edificio grande, alto, 13 metri, sebbene sia stato ridotto, con la previsione di cucine, di alloggi, quindi di sistemazioni per persone che ci dovranno lavorare, che e dunque comporteranno comunque un impatto sia dal punto di vista strutturale iniziale, sia dal punto di vista dell'impatto antropico successivo. Un'area di cantiere relativa alla strada, insomma, la nostra contrarietà non è all'idea, alla finalità del vostro progetto, dalla finalità progettuale. E al loro centro, il luogo non è indicato, non è adatto, non perché non piace a noi che venga fatto lì, ma perché il luogo in cui si trova ha una peculiarità che è quella della conservazione ed è la priorità che noi riteniamo essere insuperabile su questo punto. Ho finito per questo. E l'ultima cosa, come diceva Mario, mi aggiungo a questo, la procedura deve essere mandata avanti. La popolazione doveva essere interessata prima per poter effettuare le opportune valutazioni e le opportune osservazioni, non soltanto le associazioni, ma tutta la popolazione. Questo progetto va reso pubblico al più presto, doveva già essere fatto unitamente alla valutazione di incidenza. Grazie. Pietro Ciulla. Sì, buongiorno a tutti. Pietro Ciulla, Sicilia. Diciamo, condivido in pieno tutto quello che è stato detto dai precedenti interlocutori e vorrei solo aggiungere una cosa. Il progetto è ottimo, è nobile, anche la necessità di indagare i centri per vedere eventuali pericoli, eccetera, eccetera. Solo che questo nobile, bellissimo progetto, ribadisco ancora, cade in una zona deserta, una zona di riserva integrale e quindi di sicuro ha un impatto ambientale. Ora è inutile che ripeto le stesse cose che sono state dette poco fa, però vorrei fare riflettere anche la platea su una cosa: non siamo dei signori, no, non siamo della gente che si oppone a prescindere, ma la nostra tra virgolette utilità già è acclarata dal fatto che figuratevi anni 20, 30 anni, 50 anni fa, se non ci fossero state le associazioni ambientaliste, un progetto di questo come sarebbe stato fatto? E quindi diciamo vogliamo interloquire, vogliamo essere presenti per riuscire a coniugare le due esigenze, l'esigenza nobile di necessità di un ottimo osservatorio con le esigenze pure introvabili, imprescindibili di una riserva, di una zona di riserva. Quindi la nostra presenza qua, ribadiamo ancora una volta, è dovuta a questa nostra missione, che però dovete riconoscere tutti che è utile anche questo lato di vedere le cose. Quindi se abbiamo come diceva quel caffè di poco fa, vediamo il progetto, vediamo l'assieme e vediamo in modo di non parlare di cose pratiche ma di cose pratiche e utili per tutti. Grazie mille. Io, visto che è stato chiesto tutto, vorrei dire soltanto due cose. Sono una cittadina di Gran Battaglia
A livello occupazionale, che ritorno hanno i giovani su questo, di questo territorio, tutto questo andare avanti e sarà costruire da sotto? E poi di questo, che domande sono state fatte? Grazie. Sì, il mio nome è Carmelo Falco, collaboro attualmente come ricercatore del Centro Internazionale di Cassini, però in questo momento rappresento la presidenza dell'Associazione Mariana, membro dell'Associazione Cielo Buio e altre 24 sigle di associazione. Innanzitutto io ringrazio ESA, ringrazio Eni, ringrazio la Regione Sicilia per aver portato in Sicilia finalmente qualcosa di straordinario, qualcosa di epocale, qualcosa che apre delle prospettive inimmaginabili fino a qualche anno fa. E mi addolora quando io sono un ambientalista, quando gli ambientalisti ad esempio non approfittano di questa grande occasione, cioè il problema sono 800 metri in zona A, quello che vogliamo, non approfittano per, ad esempio, chiedere al nostro assessore regionale, che più volte si è dimostrato estremamente sensibile su questi temi, di non parlare di cielo buio. Cari ambientalisti, so come me, quando la fauna soffre e continua a peggiorare nei decenni perché c'è una illuminazione incontrollata. Oggi io posso acquistare un faro LED installato ovunque, pago la bolletta e ho il diritto di sparare un giorno. Quindi assisto sostanzialmente a fauna che non riesce a riprodursi, a insetti che non riescono a fare più la loro vita, che è utile a tutti. Allora io chiedo in questa fase al nostro assessore, la Regione Sicilia vuole ritirare fuori una legge per l'inquinamento luminoso? Questa è una cosa importante, che benefica non solo noi, perché siamo fotosensibili come animali, ma benefica la fauna. Allora il falegname può diventare grande occasione per creare un'area di rispetto. Noi stessi a Calassini abbiamo persone che sparano luce a tutte le ore del giorno, soprattutto della notte, e non gli si può dire nulla. Le associazioni di astrofobi non possono intervenire in nulla. I nostri bambini non vedono più il cielo stellato. Non lo conosco. Io giorno 26 di questo mese, come altro astronomo, parlerò di questo, di quello che era il rapporto dell'uomo antico con il cielo, che è un rapporto straordinario, un rapporto che si interrompe per una cosa che è di grave incidenza. La luce di notte va messa e va utilizzata nel modo strettamente necessario e non in un modo indescrivibile. Questo è il mio contributo, che proviene dall'associazione Cielo Buio, che proviene da tante associazioni. Allora io prego i miei amici ambientalisti di parlare anche di questo, perché gli animali soffrono, non si riproducono e hanno gravissimi problemi per questa nostra estrema incidenza. E poi parlo anche all'astronomo, perché evidentemente delle aree di rispetto straordinarie vanno assicurate a questi impianti, perché altrimenti oltre a danno la vita. Io ringrazio per il tempo che mi è stato dedicato. Grazie. Assessore Cipolla, ci conto. Grazie a tutti. Grazie. Allora passo la parola adesso. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Franca Max, dal 2015 lavoro nel territorio del parco, dal 2020 ci vivo in una pianta stabile. C'è un tema che non è stato trattato oggi, avendo lavorato molto come attrice con i lati di Disnello, parto da un dato di fatto, l'idea di futuro che posso avere io
diversa dalla vita di futuro che può avere qualcuno di una generazione precedente, è diversa dalla vita di futuro che possono avere le generazioni di mezzo o che hanno. Appunto, essendo io che sto qui in questo territorio, in qualche modo voglio investire la mia vita su questo territorio, vorrei chiedervi proprio in che maniera la minaccia, la presunta minaccia spaziale che questo telescopio dovrebbe in qualche modo controllare e gestire può essere ritenuta, cioè sulla base di quali valutazioni è ritenuta abbastanza grande da giustificare un intervento del genere nella zona del parco. In che maniera si potrebbe spendere le parole che riguardo il parco e l'assessorato si muovono nell'ambito dell'emergenza climatica che stiamo vivendo. Grazie. 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 Graz
capire, nel senso che qualche anno fa, anni molto prima, ci è stato chiesto di dare una persona con il suo territorio in divisa, con soprana, sottana, con Pietro, mi pare che non si qualcuno, Casalante, per poco installare questo telescopio Flare Eyes che tecnicamente ci hanno spiegato subito voleva salvaguardarci dal disco delle meteoriti. Meteoriti che noi nel mondo immaginario collettivo riconduciamo sempre ai film apocalittici che fanno soprattutto gli americani, che poi c'è l'eroe di turno che non si sa come riesce a deviarlo e a farci estinguere. Tecnicamente io personalmente io amo queste cose, quindi probabilmente sono una persona più sbagliata per fare questo intervento, ma se guardiamo questa immagine praticamente è la risposta a un quesito che nessuno di noi nelle malattie probabilmente si è mai posto. Qual è il quesito? Tutti questi sono siti di osservatori astronomici in giro per il mondo, sono tutti, quasi tutti, perché ci sono alcuni casi che tra le persone possono essere anche nei deserti, ma se danno un'occhiata quasi tutti sono in cima a delle montagne. Ce l'hanno spiegato ampiamente, come l'abbiamo spiegato l'altra volta sul sito del parco, è stato spiegato in maniera chiara anche quattro anni fa in alcuni incontri che ci sono stati. Una cosa, la dimostrazione che faccio è quattro anni fa questa operazione è uscita su tutti i giornali nazionali e regionali, non si è sentito nessuno. Quindi o come al solito noi quando escono queste notizie giornalistiche sembrano realizzabili, perché parlo con chi non è siciliano, in Sicilia di progetti se ne parla molto spesso, ma poi non vanno mai a compimento. Quindi nell'immaginario collettivo dei cittadini c'è sempre questa cosa, ah, se vabbè, forse lo fanno. Lo dico in siciliano quando c'è che di questo eventualmente. Tecnicamente invece questa cosa c'è fatta. Io per quanto mi riguarda sono d'accordo in linea generale sul concetto di tutte queste forme di controllo che ovviamente ci devono essere. Sono d'accordo su tutto, però secondo me è l'approccio del sbagliato. Questa è un'opera di interesse strategico nazionale, il che vuol dire che è qualcosa di molto ma molto ma molto più grande di noi. Noi inteso Mapinia, noi inteso provincia di Palermo, ma noi anche vicini. E in più, ritengo che le Mapinie, se c'è un prezzo da pagare, diventiamo un punto centrale a livello mondiale. Quindi c'è già un ritorno delle Mapinie. C'è un ritorno fondamentale perché qui verranno persone da tutto il mondo. Non saranno in pianta stabile che mi sembrano di mattina, ma sotto eletto osservatorio sicuramente porterà le migliori intelligenze mondiali a venire le malattie, a venire in Sicilia. Quindi, partendo dal presupposto che è assolutamente utile, perché nessuno di noi immaginava anni fa che ci sarebbe stata la pandemia, ed è arrivato. In Europa nessuno pensava che sarebbe scoppiato un'altra guerra, ed è arrivato. Gli esseri voi, lo stesso concetto. Identico. Cioè nessuno possa mai dire l'asteroide. C'è una possibilità che non lo so, un miliardo, ma poi arriva. Arriva domani, lo sappiamo. Arriverà fra 5.000 anni, magari le malattie non esisteranno più, non ci saranno più neanche le montagne, magari eccetera, eccetera, ma arriverà. Quindi c'è un ritorno scientifico e di sicurezza, più il know-how che si gira orbiterà attorno a quest'opera che secondo me prescinde da qualsiasi fattore. E in più i telescopi del mondo ormai fanno parte della serie. Concludo. Io sono palermitano, mi sono trasferito per amore nelle Mapinie, sono diventato sindaco. Ma ci avete fatto caso quanti paleologici ci sono che ci circondano in tutti gli skyline delle colline e delle montagne? Quanti ettari ci sono di fotovoltaico? Che lì non è soltanto un fatto di impatto paesaggistico, ma sono tutti terreni che portiamo all'agricoltura e all'allevamento. Però il rovescio della medaglia qual è? La vogliamo l'energia pulita? Stesso discorso, vogliamo sicurezza? Vogliamo diventare un centro peculiare a livello mondiale? A qualcosa dobbiamo rinunciare.
Grazie a tutti. Scusa, posso dire? Velocemente, oggi. Allora volevo fare due riflessioni. Una, innanzitutto, secondo me il primo torto è stato fatto quando questo incontro non è stato organizzato in precedenza, perché secondo me per avere comunque un dibattito proficuo, la comunità che non è esperta, non è competente come voi, deve avere il tempo di informarsi, perché per esempio io in merito a tutto quello che io ho studiato cinema, mi piace la letteratura, in merito a quello che avete detto, non ho nulla a dire, non posso neppure cercare di intuire se quello che dite ha un senso oppure no. Quindi secondo me questo è una cosa che va avanti da un po' le malonie, bisogna cercare di fare le riunioni prima di quando si comincia a pensare. In secondo luogo, una cosa che è stata accennata ma non è stata propriamente detta, è che voi vi state confrontando con un territorio che oltre a un punto di vista ambientalistico bisogna fare anche una riflessione da un punto di vista proprio sociale. Noi siamo, io ho 24 anni, quindi sono giovanissimo, è un territorio che praticamente non dà nessuna prospettiva alla mia generazione, quindi secondo me se c'è un tavolo tecnico che ragiona su questo tipo di progettualità deve anche inserire la possibilità che dà ai giovani dal punto di vista occupazionale, perché comunque voi parlate di impatto minimo, il minimo indispensabile, ma comunque qualcosa togliete a noi. Perché comunque la montagna, per come ora, anche dal punto di vista per esempio del turismo sostenibile, è molto meglio di come sarà quando ci sarà questa piattaforma. Secondo me è così anche dal punto di vista paesaggistico. Perché comunque è qualcosa che impatta anche alla vista. Perché se dobbiamo considerare uno dei vantaggi delle nostre montagne è che comunque sono, da un punto di vista anche visivo, pure secondo me è un qualcosa per quanto riguarda il turismo sostenibile che poi ha molta presa su un certo tipo di turismo. Su cui tra l'altro alcuni giovani, alcune associazioni stanno già riflettendo, stanno cercando di attuare qualcosa. Quindi, oltre diciamo all'idea che si possa dare un valore nazionale al territorio, che comunque la rigenerazione, da questo mio punto di vista, non si fa molto questa cosa, non se ne fa nulla, secondo me voi dovete inserire proprio nella progettualità documenti che danno una prospettiva alla rigenerazione, che comunque. Se andiamo in questo passo, la mia generazione non vivrà più questo luogo potrebbe, come ha detto il sindaco Calderaro, diventare un luogo di prestigio nazionale, ma comunque la comunità giovane sarà sparita e questo luogo non sarà sì, un luogo prestigioso, ma non avrà più praticamente una comunità di giovani, quindi non vivrà più. Quindi io vi invito a riflettere che vi state confrontando con un posto che da un punto di vista sociale è depresso, è in decadimento, non siamo a mille. Quindi secondo me dovreste presentare dei documenti e sottoporci. Grazie. Allora, prima di passare un attimo, volevo fare una precisazione. Chi parla di omissione da parte del parco sbaglia sempre a sbagliare. Passatemi questa precisazione perché è importante. Il parco non ha omesso né ha volontà di omettere nessuno. Il parco si sta adeguando con le questioni della legge alla piattaforma e a tutto quello che prevede il nuovo decreto che è stato emanato il 14 gennaio. Quindi chi lavora nella pubblica amministrazione non sa come funziona, che ci sono dei tempi tecnici per l'aggiornamento, ci sono dei passaggi burocratici da esperire e quindi vi prego di non parlare di omissioni da parte del parco, altrimenti ognuno si assume la responsabilità anche in sede penale o civile come questa. Grazie. Adesso passo la parola a... Grazie.
perché voi, dicevo, risponderete alla fine, se avete voglia di farlo, in ragione di alcuni argomenti che sono comunque seri, perché dalle opere di compensazione a quelli che possono essere gli interventi per rendere minimali gli impatti a vario titolo, credo che questi siano temi che certamente verranno affrontati, perché io ho ascoltato, devo dire, con maggiore interesse i cittadini, perché ho visto in loro la volontà di mostrare o un disagio o comunque la necessità di un'interazione. Per ultimo il giovane 24enne che è intervenuto, e quindi ho cercato di mettermi dall'altra parte, non dimenticando però che sono da questa parte e che quindi è mio dovere, è mio obbligo, quello alla fine, di assumermi la responsabilità di una decisione, perché la democrazia partecipata, e neanche questa, caro Franco, dovremmo dare sempre per scontata, oltre allo stupore e alla disperazione per una pandemia che, se Dio vuole, in uscita, o quella per una guerra, ma probabilmente molto spesso diamo per scontata anche la democrazia